se la porto all'imitatore cosa succede? Pronti? Direttamente da Francoforte, centro ricerca e sviluppo di Hyundai, alle mie spalle la nuova IONIQ 5N. Non sto qua a spiegarvi cosa significa la lettera N per Hyundai, vabbè dai ve lo dico, ovviamente sportività, ma questa, lo sapete, è una vettura completamente elettrica. E allora, come avrà fatto Hyundai a trasformarla in una sport car? Con degli accorgimenti secondo me molto interessanti. Prima però vi faccio vedere al volo le modifiche rispetto alla IONIQ 5 standard. Ovviamente un paraurti leggermente più aerodinamico, diverso, prese d'aria e dei cerchi specifici 21 pollici di diametro. Qua dietro stessa cosa, passaruota allargati con anche qua prese d'aria. La scritta N qua sulle bandelle sottoporta secondo me è bellissima, e anche una parte posteriore con un estrattore veramente molto molto cattivo. Ma le particolarità partono dall'N-Torque Distribution, ovvero 11 livelli di personalizzazione tra coppia che si può spostare tra l'anteriore e il posteriore. Poi l'M-Pedal per una guida molto più aggressiva nell'inserimento in curva, poi ve lo racconto quando andrò a guidarla, e l'Hand Drift Optimizer. Questo purtroppo oggi non potremo provarlo perché siamo su strade pubbliche, ma darà la possibilità di andare a sovrasterzare con un angolo di sovrasterzo costante, quindi aiutare proprio il drift perfetto. Poi Battery, ovvero il precondizionamento delle batterie per adeguare le temperature delle batterie alle prestazioni. L'N Race, ovvero l'ottimizzazione dei consumi in base ai settaggi. L'N Brake Regeneration, perché è vero che qua abbiamo dei dischi e delle pinze ovviamente super maggiorati, ma è anche vero che le vetture elettriche pesano tanto, e allora tutto il sistema elettrico, che qua è comunque a 800 volt, viene ottimizzato per riuscire a recuperare più energia, il che si traduce nel maggior recupero di potenza, quindi 0,6G di decelerazione solo proprio dal recupero energetico senza usare i freni, con tra l'altro una taratura specifica quando interviene l'ABS, che mantiene comunque una rigenerazione importante. E poi secondo me le due cose che la caratterizzano di più: N-Shift, ovvero la simulazione del cambio marcia in maniera reale, ovvero con dei tagli di coppia o comunque delle modifiche della coppia del motore elettrico per darci quella spinta fisica reale in vettura. E poi l'End Sound, ovvero un suono ovviamente artificiale ma sincronizzato perfettamente con i motori, con il cambio marcia, personalizzabile. Adesso andiamo a dargli un occhio dentro. Volevo farvi vedere come funzionava il sistema N. Qua abbiamo la possibilità di avere il launch control, qua abbiamo il cambio marcia, quello simulato, e qua il sound, con la possibilità di ovviamente cambiare anche il volume, attivare o disattivare gli speaker esterni, perché si può anche fare casino solo dentro e non fuori. E questi effetti high performance sono praticamente gli scoppiettii in rilascio o in scalata che può simulare la vettura. Road Sense, che è la possibilità di andare a migliorare l'inserimento in curva grazie proprio ai settaggi dell'elettronica. E qua quello che dicevo prima, il precondizionamento della batteria, che può essere settato in due diverse modalità: drag, ovvero la batteria viene mantenuta a un livello tale per cui la potenza viene erogata subito, immediatamente, oppure track mode, la batteria viene raffreddata il più possibile proprio per avere le massime prestazioni sul circuito, quindi sulle medie lunghe percorrenze. E poi l'N-Pedal, che si può attivare, va a disattivare invece le shift, che vi farò vedere dopo, e si può settare con i paddle dietro al volante su tre livelli di rigenerazione rispetto alla vettura standard stock. Ha un passaggio tra accelerazione e, quando si molla l'acceleratore o comunque si alleggerisce, rigenerazione molto
molto più veloce, e questo fa sì che andando a rigenerare molto prima si riesca a guidare meglio, avere un inserimento in curva decisamente più reattivo. Ma adesso andiamo a provarla e lo sentite? Già devo dire che questo rumore di vettura N Rally mi piace, anche perché è un'opzione, cioè volendo si può disattivare e guidarla come una Ioniq 5 tradizionale. Ma soprattutto quello che fa la differenza sono le sospensioni elettroniche, e questo e-shift è fantastico. Praticamente cosa succede? Che quando si cambia il motore elettrico segue delle curve di coppia come se avessimo un doppia frizione, quindi quando c'è la cambiata, sentite, c'è proprio il buco di coppia, poi la coppia viene ripresa e questa cosa dà una sensazione fisica proprio di cambio marcia. Non so se avete sentito, c'è proprio stato il bravram della cambiata. Adesso provo a fare una scalata per fare un'accelerazione. Wow, 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 veramente fantastico. E è tarato veramente bene. Come voi sapete, se mi seguite, io ho provato un sistema simile su Tesla di ingegneri italiani che lo stanno sviluppando. Beh, devo dire che là mi ha dato delle sensazioni veramente molto piacevoli. Qua, essendo ingegnerizzato assieme alla vettura e nel reparto R&D di Hyundai, devo dire che funziona davvero bene. Qua abbiamo uno 0-100 in 3,4 secondi, abbiamo una velocità massima di 260 km orari e, visto che siamo in autobahn, scalo la marcia, giù tutto il gas, ahimè c'è traffico, no, spettacolo, avete sentito? Pra-pa-pa-pam, allo scarico, bellissimo. Magari facciamo così, alzo il volume, volume massimo, autobahn, adesso non so, un po' liberata, cambiata, 160. Suono Evolution, molto molto particolare, un po' più sottile, un po' più fine, un po' più futuristico. Non male, ma preferivo quello precedente. Questo è il supersonico. Anche qua ve lo metto al massimo. Raga, così sembra di stare su un caccia. Cambiata? No, c'è tipo l'afterburner quando si cambia. Spettacolo! Comunque eravamo a 180 all'ora e la sensazione è proprio di avere una macchina piantata per terra rispetto alla Ioniq 5 standard che ho provato 10 minuti fa, che è molto più tarata su una guida normale, su una guida confortevole da famiglia. Qua siete proprio il grande lavoro fatto sulle sospensioni, sull'assetto, da un reparto N che di motorsport ne sa. Siete proprio la differenza è tantissima. Questi due pulsanti sono molto molto belli da un punto di vista design, questo per cambiare appunto le modalità di guida, questo per avere 10 secondi di boost. Butto giù la marcia, schiaccio giù, schiaccio qua, porca vacca, e cambia anche il suono, e 10 secondi boost si sentono, anche se adesso devo mollare, è arrivato ai 200 orari perché c'è l'uscita, c'è l'uscita. Devo dire piantata, piantata a terra. Altra cosa su cui hanno puntato è la frenata rigenerativa importante. In effetti i 0.6G si sentono subito quando si molla l'acceleratore e si sente anche la taratura del N. Non finirò mai di divertirmi con questo rumore e con lo scoppiettio al posteriore, ma vi stavo dicendo, si sente proprio una frenata rigenerativa molto molto potente. Vediamo se la porto al limitatore cosa succede. Pronti? Tutto rosso, tutto giallo e c'è c'è il limitatore. Però nel caso mi rompessi le scatole sia del e-shift sia dell'active sound e guidarla come una Ioniq 5 standard, ovvio che è più rigida, però questo porta anche a un piacere di guida anche nella normalità, nella quotidianità, secondo me anche superiore, perché non è ciondolosa, è ben attaccata sulla strada,
che sono un po' quei due difetti che avevo trovato la Ioniq 5 standard, cioè essere un pochino morbidona. E il nostro giro termina qua dove è iniziato, al centro ricerca e sviluppo. È stato proprio un giro di 10 minuti, 10 km, una prima presa di contatto, ma seppur breve ci ha fatto assaggiare questa tecnologia che secondo me sarà un po' il futuro delle vetture elettriche sportive, per dare ancora quel gusto e quel piacere di guida anche a chi manca proprio questo aspetto. E devo dire che in pista, mi diceva qua l'ingegnere che ho seduto a fianco, il fatto di avere il sound, le marce, dà molti più riferimenti e, cronometro alla mano, i tempi con questo sistema si sono abbassati proprio perché si hanno dei riferimenti. Inutile guardare il consumo della batteria perché sono vetture che stiamo testando in maniera veramente hard, ma cara Hyundai, devi invitarmi al test drive un po' più lungo che magari organizzerete, che ne so, su qualche circuito, perché da mettere alla frusta questa Ioniq 5N ha senso e non vedo l'ora di provarla in maniera un po' più approfondita, perché mi è piaciuta veramente tantissimo, anche proprio come macchina, come assetto, come si sente, questi sedili, questo volante, insomma, nice job, ciao!